Dachshund è il nome originale di questo simpatico cane. Infatti in tedesco Dach significa tasso e Hund cane, nome che fa riferimento al fatto che in passato veniva usato per dare caccia a questi piccoli animali. Ma i bassotti hanno anche altri nomi, come ad esempio Teckel o Dackel. Entrambi i nomi vengono dal tedesco. Scopri tutto su questa fantastica razza. Il bassotto era un cane popolare già nel Medioevo. A quel tempo fu incrociato con diversi cani da segugio con l'intenzione di ottenere un cane con delle buone qualità per cacciare sottoterra. Era un cane apprezzato per la caccia, ma anche per il suo incredibile senso dell'olfatto. Il club più antico della razza risale al 1888. Esistono diversi tipi di bassotto a seconda del pelo e del peso. La Federazione Cinologica Internazionale riconosce 3 varietà secondo le dimensioni, standard, nano e per la caccia al coniglio, e 3 varietà secondo il tipo di pelo, corto, duro e lungo. È un cane basso e lungo, con le zampe corte e una testa allungata. Il suo soprannome, bassotto, lo descrive molto bene. Può essere unicolore, dal rosso al giallo, bicolore, che include il nero o il marrone con macchie fulve, però può essere anche arlecchino o tipo tigrato. Come curiosità possiamo dire che, proporzionalmente alle sue dimensioni, è uno dei cani con i denti più grandi. I bassotti sono cani molto giocherelloni e socievoli. Sono anche molto protettivi nei confronti dei membri della famiglia con cui creano un forte legame. Secondo la psicologa Stanley Coren, hanno un'intelligenza media, anche se di solito sono cani molto attenti e curiosi. La cura del pelo del bassotto varia a seconda del tipo di mantello. La razza con il pelo corto avrà bisogno di essere spazzolato una volta a settimana con un pettine di gomma. Il bagno può essere fatto ogni 1 o 2 mesi, mentre i bassotti a pelo lungo o duro avranno bisogno di essere spazzolati 2 o 3 volte alla settimana. Ciò sarà essenziale per districare i nodi e rimuovere lo sporco. Possiamo usare una spazzola con le setole molto fitte chiamata cardatore. Il bagno deve essere fatto ogni 1 o 2 mesi. Anche se il bassotto si adatta facilmente alla vita in appartamento, è una razza che ha bisogno di una moderata attività fisica per mantenersi in forma. Sono sufficienti 3 passeggiate moderate al giorno. Avrà anche bisogno di esercizi di stimolazione mentale, giochi di intelligenza ed esercizi per sviluppare le sue capacità. Sono esercizi che lo aiuteranno a sentirsi stimolato e amato da parte nostra. Quando il bassotto ha 2-3 mesi, ha già imparato il linguaggio canino, le abitudini e sarà socializzato correttamente con la cucciolata. Nel momento in cui viene separato e portato a casa, dobbiamo continuare a lavorare la socializzazione, in modo che nella sua fase adulta non abbia paura o comportamenti aggressivi. Il bassotto è un cane che impara nuovi ordini senza problemi, quindi dedica brevi sessioni 3 o 4 volte alla settimana perché risponda correttamente. Useremo sempre il rinforzo positivo. Se resta solo a lungo o si annoia, può distruggere mobili o altri oggetti e scavare buchi nel caso in cui venga lasciato in giardino. È per questo che non è una razza consigliata a quelle persone che passano la maggior parte del tempo fuori di casa. A causa della sua morfologia molto allungata, il bassotto è soggetto a lesioni alla colonna vertebrale, soprattutto ai dischi intervertebrali. Gli incidenti che causano la paralisi delle zampe posteriori sono più frequenti in queste razze che in altre, quindi è importante evitare che faccia movimenti bruschi come salti, la pratica di sport come l'agility, salire e scendere le scale ed evitare il sovrappeso. Inoltre il bassotto tende a soffrire di lussazione della rotula, epilessia, glaucoma, ipotiroidismo e atrofia progressiva della retina. Come accade per il resto delle razze canine, si consiglia di rispettare le visite periodiche veterinarie e il calendario delle vaccinazioni e dei trattamenti antiparassitari per prevenire e riconoscere in tempo qualsiasi malattia. La speranza di vita del bassotto è piuttosto alta, tra i 14 e i 17 anni. È tutto per oggi. Se ti è piaciuto il video, dai un like e iscriviti al nostro canale. Non dimenticare di lasciarci un commento. Alla prossima!